Eccoci qua. Sono tornato, in realtà sono sempre stato qua. Sono sempre il cattivo degli anime, è inutile. Poi cioè, effettivamente con lo schermo effettivamente davanti, no. Va bene. Ho detto dai, cambio disposizione, magari invece no. Ho sempre una luce puntata negli occhi. Comunque, ho fatto un po' di pausa, come avete notato. Cioè, come avete notato su Twitch, perché comunque le storie e tutto il resto sulla pagina sono continuate ad andare avanti. Stasera, torniamo con Magic Arena, perché ho ripreso a giocare bene, cioè bene, ormai ho giocato bene, ho ripreso a giocare regolarmente, con la mia solita prassi almeno la quest giornaliera più una quest al giorno, più se si riusciva nelle prime 5 win, che molto spesso accadono in concomitanza. E niente, quindi ho un po' farmato e stasera faremo quick draft di M19, che ancora non ho fatto qui su Arena. Fatto una 2 giorni intensa al GP Torino facendo solo seeded e draft di M19. Speriamo che diciamo, il tempo investito lì ci aiuti, mi aiuti più che altro. Bene, direi di partire intanto. Metto le mie cuffie così. Anche Pandan molto yeah. Eccoci qui. Facciamo. Ok, draft veloce. Draft veloce. Paghiamo con i gold, perché tanto ne abbiamo a volontà, direi. E vediamo un po' che cosa ci capita. Allora, questa è molto buona, perché rianima. Questa però è una rimozione. E il resto lascia un po' a desiderare. Quanto è tenuto? No, è anche negli altri, non me lo ricordo. Allora, questo sicuramente no. Cioè, questa perché comunque è una rimozione, però una comune. Io prenderei lei perché comunque è abbastanza forte. Non è malvagia. Poi un trattato collettale a costo 3 che rianima. Diciamo che ci può stare. Io la prenderei. Vediamo cosa ci passano. Questa, sempre rimozione, facciamo bianco-nero, che è una delle combinazioni in teoria forti. Questo no. No. Questa è rimozione. Anche questa è rimozione. Se vogliamo essere precisi, ma questo è più forte. Allora andrei. Allora, qua non c'è niente di che. Questo no, questo no, questo non abbiamo ancora il mazzo adatto, secondo me. Facciamo. Che fastidio. Questa è meno forte. Questa qua è più forte. Troppo più forte. Vediamo. Tra rimozione e rimozione era meglio quella. Di bianco niente di interessante. Di nero c'è lui che non è male. C'è lui che non è male. Sempre col fatto di guadagnare punti vita. Quindi a sto punto, però andrei su. C'è anche Figlia della Notte. Però questo vola. Questo è molto più forte. Questo è un 2-1. No, andrei di soldato. Andiamo di soldato. Qua cosa abbiamo? Niente. Praticamente abbiamo il sacerdote. Non abbiamo rimozioni. Non ci sono rimozioni. Questa è un po'. La vedo un po' bruttina come.
Come busta, facciamo lo zombie o andiamo su un altro colore? Questa ardua. Questa non è male. Che per ora stiamo piccando quasi solo nero. Andiamo di zombie, un 4-2 minacciare. Oppure lei. No, abbiamo già questi tre. Solo questi tre. Andiamo su, andiamo di zombie, vediamo se stiamo facendo la cosa giusta. Ah, bruttissima questa busta, orribile. cioè, un altro costo 3, basta. Vediamo l'accetta. Accetta. Sentito un follow. Angel Boy 99, grazie mille. E anche Sunfire che ha messo il follow durante il pre-stream. Facciamo l'ascia del predone a sto punto. Non vedo davvero niente di meglio. Ok, qua vedo questa. Che a me è sempre piaciuta. E addirittura gli uccellini che cantano. Bruttissima. Prendiamo un costo 1. Possiamo andare anche su un altro colore, volendo, però qua c'è ben poco. Prendiamo un falchetto. Prendiamo. Prendiamo questa. Il nero almeno sembra open. Non l'ha preso, non ha preso nessuno. Prendiamo questa cosa. Altra cancrena della mente. Che non è male. Alla fine. Vampiro, perfetto. Questo aspettavo che tornasse. Costo 2. Un altro sfregio. Un ciccione e la terra base, suppongo. Perfetto. Allora, qua cosa possiamo fare? Allora, abbiamo una spada che fino a un certo punto, però per il resto c'è lui, volendo, che non è male, muore, fa il 2-2. Un altro falchetto, ma direi che uno basta. Questo è inutile. Prendiamo la spada. Almeno un'equip. Questi tre ne abbiamo. Beh, no, ci sta. Dai, spada. Spada forte. Vediamo. No, ho scelto il magistrato. No, ho ben imparato che non è il caso. Diciamo così. E noi andiamo di aggro violento. Artiglio rapido. Questo 2 dobbiamo scurvare. Con questo. Stranamente questo mazzo scurva. Però non stiamo vedendo rimozioni. Perché non ce ne sono neanche negli altri colori. Quindi. Ok. Ah, cavolo. Ciao. Saperlo prima. Orrore infetto. Questo ci sta. Però poi qua perdiamo qualsiasi cosa. Cioè non prendiamo, non picchiamo niente dopo. Ah, brutte cose. Bruttissime cose. Ok, questa è da prendere. Anche questo non è male. Però non ho comunque rimuovo. Allora, questo 5. Quello lì l'angelo se lo si vede si prende. Non c'è altro da fare. Vampiro o un'altra fonte che ci fa pescare, ci fa guadagnare vite. Io opterei per vampiro. Una fonte secondo me. Più che abbastanza. E intanto droppa uno. E non stiamo vedendo rimozioni. Quello che mi preoccupa. Vabbè che abbiamo le cancrene della mente. Che non è male. Non è male. Questi tre ne abbiamo un pacco. Costo 4. Vediamo, vediamo. Un altro falchetto. Oh, sempre quelle carte. Com'è possibile? Anche questa bustina mi sembra di averla già vista prima. Uguale identica. Va bene.
falchetto, andremo di agroviolento. Qua non c'è niente. Ah, che brutte buste anche comunque. Cioè, non ho forzato troppo questo bianco nero, che è un, praticamente un nero splesciato bianco alla fine. Anche perché degli altri colori non c'era niente di così eclatante da dire, ah, prendiamolo. Costruzione da side ci può stare. Meglio del 5-5 costo 6. Cos'è? Del 6-5 costo 6. Prendiamo lui. Questo non serve, prego. Scelto del magistrato. No, prendiamo. Questi 4 quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 3. Sfregio infernale non ci serve. Prendiamo un altro zombie. Oh, sicuramente le creature non ci mancano. E lì, questa perché è una semi rimozione, la nebbia, boh, rivitalizzare questo e la terra. Oddio, si potrebbe anche prendere, abbiamo tre artefatti, vediamo se è di meglio, ma non vedo di meglio. C'è, oddio, c'è questa. Però questo secondo me lo possiamo sfruttare bene. Abbiamo la fonte, abbiamo un'ascia, abbiamo la spada. Ed è un 5-5 indistruttibile, non è male. Non è male. Questo molto da side. Questi tre ne abbiamo a bizzeffe. Sì, tra l'altro questo doppio bianco, che è un po' il colore, diciamo, secondario. Vediamo sto leech. Ah, buona, via. Questa perché è tutta grigia, dovrebbe essere giallina, per multicolor. L'arpia non è male. Benvenuto di Ajani. No, non sinergizza con niente. L'arpia è forte. L'arpia è molto forte. Oppure prendiamo questa. No. Arpia, creatura volante, che se ci muore qualcosa ce lo possiamo mangiare. Proviamo così. Di droppa uno. Prendiamo il vampiro. Prendiamo il vampiro. Questo se sta giù almeno rimane. Oh, niente. Avrò sbagliato io. No, però anche qua non c'è. No, no, non mi piacciono queste buste. Per nulla. E sono sempre le solite. Cioè, abbiamo il 4 per di questa roba qua. Seriamente? Vediamo un altro zombie. È super consistente. Almeno sappiamo. Le creature ci abbiamo in 3 per. Figlia della notte qua. Qua ci servono i costi 2. Che non abbiamo. Anzi, che non abbiamo. Creatura costo 2 ne abbiamo veramente poche. Un'altra fonte che a questo punto, sapendo di avere il leech del filatterio, ci conviene prendere. Questa mi piace. Con tutto il carico di creature che abbiamo, direi che ci può stare. Addirittura questa non ha senso. Facciamo un'altra costruzione per la side. Cos'ho questo 3? L'arpia Isaret. Prendiamo questo. Può fungere da rimozione, dato che non abbiamo praticamente viste. Cancrena della mente. No, facciamo promessa della cavaliera. Un drop a 2. Diciamo che è un drop a 2. Un'altra promessa della cavaliera. È 4 per. A questo punto. 5 per. No, ma seriamente? Questa non ha senso con quello che stiamo facendo. E prendiamolo. No. Addirittura. Gente che ha piccato la terra. Vabbè, cioè forse la terra doppia. Allora,
iniziamo a togliere le cose palesemente da side o che non c'entrano niente con noi. Ok. Abbiamo un sacco di carte. Ma tipo un sacchissimo. Perché? Ah, perché al massimo contatore è 10. Quindi abbiamo 17 terre. 17 terre mi sembra ottimo perché con Becca il Cappaludi possiamo anche toglierlo. Meglio questo. Anche se è dato un 6, non lo so. Diciamo che mi sento meglio con questo. 4 zombie bicefali. 5 sfregi infernali. Rivitalizzare via. 3 vampiri, 2 falconi. No, veramente però. Abbiamo piccato roba piuttosto brutta. Piuttosto brutta. Allora, gli artefatti li terrei quasi, però troppi dopo uno. Troppissimi. Troppissimi. Cosa vogliamo fare di questa qua? La sfregi infernali. Togliamo. Io li toglierei tutti. Per essere proprio. Mai piaciuta come carta. Qua abbiamo troppi dopo uno. Questo può risultare utile. Questo per aggrare, questo per stare indietro. Facciamo un così. Facciamo così. Diciamo che first game preferisco picchiare se posso. Zombie bicefali. Quante cose abbiamo questo 4? In realtà molto poche. Fammi vedere la visualizzazione. L'altra visualizzazione posso? Così mi do un'idea. Allora. Abbiamo tanti costi 3. Chiaramente. Abbiamo troppi costi 3. L'arpia ha un senso in questo mazzo. Anche effettivamente è forte. Può essere forte. Forse sì. Questa è un'altra rimozione. È l'unica altra rimozione che abbiamo praticamente. Figa, 5 doppi droppa 1. Wow. Mamma mia. Non mi piace. Droppa 2. Togliamo. Quanti ne avremmo? 1, 2. Pochi. Sono pochi, però togliamo il cadavere. Togliamo il cadavere. Teniamo. Quante carte siamo? Togliere 6 carte. 6 carte. Allora, uno zombie. Cancanalmente le terrei. Cancrena della mente, li terrei. È un'altra sorta di rimozione, se così vogliamo chiamarla. Togliamo l'arpia. Togliamo l'arpia. Togliamo, abbiamo detto che ne mancano 5, giusto? No, 4. 4 carte. Togliamo una fonte del rinnovamento. No, perché ci serve. Secondo me ci servono tutti questi artefatti per il Lich. Togliamo una promessa della cavaliera. No, qua c'è tanto. Abbiamo poco. Togliamo uno zombie. Togliamo. Creature servono quasi tutto. Dobbiamo togliere delle spell. Togliamo una promessa. Anzi, togliamo una promessa. Mancano due carte. Questo qua ha senso? No, non mi piace. Decisamente no. Una carta. Togliamo
Una carta sarà. Una carta sarà. È una fonte. Promessa della cavaliera. No, ci serve un po' per spingere almeno di main. Possiamo fare. Togliere, cioè. Una canchena della mente. Togliamo una canchena della mente. Sì, così. Fatto. Ok, vediamo. Bah, non ho molte speranze, cioè non lo so. Pensavo di vedere qualcosa di meglio dopo aver visto le due rimozioni all'inizio, poi non abbiamo visto, non c'è praticamente più niente. Comunque, speriamo. Ecco, quest'anno. Però abbiamo l'artefatto, il Lich. Ma io provo a tenere. Siamo ancora on the play. Proviamo, vediamo. Azzardo. Giochiamo. Guadagniamo vita se magari ha una cosa un po' aggressiva. Ok, guadagniamo un punto vita. E ci piace. Buono. Stiamo vendendo le nostre cose belle. Prego. Ok. Io vado. Io vado. Sul 5-5 indistruttibile di terzo turno non mi sembra brutto. Sì, prego. Va di pure. Acquisizione. Noi picchiamo. Non ci costa niente. Abbiamo finito 5 danni. 5 danni li abbiamo fatti. Giochiamo lo zombie, facciamo tutto per bene. Vai. Così una cosa con minacciare funge. Scorpioncino. Ah, devo tenere più veloce. Ok, è un 6-5. È un 6-5, ma noi prendiamo. Poi facciamo 9 danni e noi continuiamo, abbiamo continuato a guadagnare. Ma ce lo fa fare. Lich del filattero di terzo turno è forte. Abbiamo scoperto questa verità. Ok, ottimo, ottimo. Benissimo, anzi. Ok. Direi di andare. Comunque, sciocco, sciocco prol. Brutta. Fa una prova, brutta mano questa. No, non mi piace. Per nulla. So che dovrei rischiarla. No. Non me la sento. Dispiace, sarà una bruttissima mano. Sicuro. Non ho dubbi. Circa. Tieni. Io sono molto tentato. Sono molto tentato. L'artefatto ce l'abbiamo. Però andiamo per primi. No. È una bu. Io la tengo su. Io la tengo su. Mi interessa. Voglio crederci.
nel leech. Voglio assolutamente credere nel leech. Se riuscissimo. Ok. Sentito il follow. Oh. Schicchi! Grazie mille. Prego. Ah no 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 no. Ah, abbiamo pescato. Ah. Ah. Va bene. Dai. Peccato non fosse stato. No, no, no. Non fosse una palude. Peccato veramente. Sarebbe stato perfetto. Va bene. Prendiamoci 3 danni. Va bene, questa. Brutta. 2 per equipaggiare questo coso. E da più 2 più 0. Chiaro, chiaramente. Che brutto. Usarlo così. Lo usiamo, picchiamo. No, non è andato. Doveva essere una palude quella lì. No, non la voglio usare su un 3-3. Questa è una delle poche rimozioni che abbiamo. Ha senso. Facciamo, l'unica cosa che possiamo fare. Top. Equipaggiamo. Picchiamo a questo punto e dopo scendiamo a 11. Poi però possiamo rimanere indietro. Ma picchiamo. Al massimo se la... no, rifiuto. Non faccio niente. Vediamo, scambio o non scambi? Non scambio. Ok. 5 danni intanto sono passati. Adesso c'è da vedere. Picchia con tutte e due, ovvio. Prendiamo i nostri danni. Ecco, quello è un buon bersaglio. Non vedo la terra. Porca miseria. Porca miseria. Questo va su di lui. Le terre. Queste sconosciute. Io finché posso picchio, finché non muoio. Rifiuta. Oh, comunque è 10, non mi abbiamo mandato a 10. Adesso il gioco è andato a 5. Grosso e cattivo. No. Però dobbiamo vedere terra. Aia. Oh, sì, grazie. Tra l'altro leech. Possiamo fare il leech. Possiamo. Però bastano 2 attacchi e siamo fregati. Perché ha giocato la cosa che rende imbloccabile. E quello è. Mi sa che segnerà la nostra fine. Però devo giocare lui. Per forza. E non devo attaccare. Dopo. No, abbiamo 2 turni di vita. E non posso attaccare perché altrimenti siamo morti. Il prossimo turno. Va bene. Ah, tra l'altro. Equipaggio. Niente. Morti. Mortissimi. Sì. Direi che... Vabbè, farò così e farò... Sono comunque 5. Peccato, peccato, siamo inchiodati. Se fosse stata una palude quella terra, sarebbe stato perfetto, veramente perfetto. Va bene, niente. È stato rischioso fin dall'inizio, quella mano lì. Ok, prossima partita? Almeno dura un poco. Comunque, volendo parlare di altro, ho testato approfonditamente i Commander, se siete interessati all'argomento. Per quanto le liste non siano...
terrei. E gioco per primo, sì. Per quanto le liste non siano il top rispetto soprattutto a quelle degli anni prima, insieme giocano abbastanza bene. Alcune, tipo il mazzo con le terre, sorprendentemente è abbastanza forte, diciamo, giocato fuori dalla scatola così. Perché, ok, non c'entra niente con quello che ci avevano voluto vendere. Col fatto che, oddio, il mazzo lands, quindi fai tutti i trucchettini con la terra, ne fai veramente pochi di quei trucchettini lì. Però rampi di brutto, alla fine i ciccioni che ha dentro li riesci a calare abbastanza alla svelta. Oh no, che brutta questa carta contro l'artiglio. Va bene. E noi gli proponiamo lo scambio, cosa devo fare? Prego, prego. E poi giochiamo lei a questo punto. E, io ho giocato quasi sempre nelle mie sessioni con gli incantesimi. E ho vinto praticamente sempre. Perché quello è veramente. Sì, quando inizia a girare è veramente forte. Fastidio. Vabbè, noi continuiamo a guadagnare. Acquisizione. Interessante. Ma non ora. Facciamo lui. E col mazzo incantesimi. Veramente, se inizia a girare. I primi turni non ti cagano tanto gli altri perché dicono. Cioè, non fai praticamente niente. Oppure giochi degli incantesimi che comunque non invogliano ad attaccarti. Soprattutto i giochi di incantesimo che quando ti attaccano peschi o cose del genere. Veramente i primi turni non vieni quasi toccato. Poi inizi a fare i trucchettini, rampi con le aure, giochi il Planeswalker, stappi le terre. Non è male, non è male. Questo è interessante. Facciamo così. Attacchiamo con lo zombie. Tanto lui lascerà passare. Vediamo. E ho vinto quasi sempre. Una volta ho vinto perché ho sciamato pedine. O sono riuscito a fare la ulti di Estrid. Era veramente. Ho fatto cose. Veramente di tutto. A questo punto. Facciamo. Non so se fare. No. Facciamolo dopo, che non ha della mente. E devo dire che è veramente forte. Anche quell'artefatto, secondo me, quello incantesimo e quell'artefatto dei mazzi Commander nuovi sono quelli fatti meglio, sia come carte che come lista in generale. Io direi che le mando al macello, poi tanto le posso rianimare. Prego. Guadagno anche due, quindi nullifico l'attacco, mi piace. Questa cosa, poi lui giocherà un coso costo 5, vabbè. Me ne farò una ragione. Perché 4-2 è veramente fastidioso. Ok, cose, effetti. Particellari. Yeah. Giochiamo a terra. A questo punto lanciamo la stacanchera. No, combattimento. Poi però lui passa. Sono 6 danni. Però va bene. No, poi giochiamo Izaret. Vai. Prego. Boom. Poi giochiamo lei. Così magari sta indietro perché ho paura che attacchi, ma. Comunque la giochiamo. No, devo dire che giocare tra di loro sono stati fortunatamente una buona sorpresa. Infatti sono comunque divertenti a giocare.
anche le meccaniche, diciamo, che coinvolgono sono abbastanza carine. Qua come siamo messi? Mica tanto bene. Allora, splash a bianco per... Ah, occio. Lui ha visto le rimozioni. E io vedo le stelle. Però siamo solo... siamo a 16 alla fine. Va bene, acquisisco. Va che miseria. Quella lì mi sa che la teniamo. Che brutte cose. La lanciamo mo. Cancrena della mente. E poi attacchiamo 4, 5, 6, 7, 8, 9 danni. Aia. Però lui va a 9. Si attaccasse con tutto. Facciamola questa. Non ha senso non farla. Ecco, visto, no? Quella lì dava molto fastidio. Attacca. Tanto muore dopo. Termina. Brutto. Dopo pescherei. Sì. Ha senso. Ha un suo senso. Solo attacca con tutto, poi si spara lui per fare 4 danni allo zombie. Quasi sicuramente. Prego. Ah no, invece no, perché attaccando con lui non può fare l'effetto. Va bene. No, allora la ferrò con la fonte. Facciamo 9 pari. Oh, vacca, basta. Anche lui ne ha, quanti ne ha piccati. 4-4-8. 9. E ha il volante. No. Peschiamo. Sì. Saremo morti comunque. Almeno vediamo una carta in più. Speriamo. Ecco, questa non è. E questa non è. Yeah! Che bello! Due terre. Quante terre abbiamo visto? Va bene, attacco. Ha detto mandato a 5 almeno. Concedo. Che palle. Sapevo io. Semi Black, grazie mille. Adesso è o lava, cioè, tutto per tutto. Che tristezza, dopo ne facciamo un altro se perdo così male. Veramente, sono molto triste. Gioca. Vediamo. Ciao Semi! Teniamo? Io odio... No, la tengo. Perché comunque la mano aggro ce l'abbiamo. Vai, falchetto e via. Niente. Come nullificare? Sì, la terra nera. Come nullificare il nostro attacco di falchetto? Sono molto triste. Boom. E giochiamo lui. Almeno 1-0-3. Ok, vediamo. Vediamo, anche lui bianco-nero. Va bene. Che fastidio. Sono molto infastidito tutto ciò. Sono molto infastidito. Facciamo falchetto. Facciamo anche lui. Tanto si stampa con quella, guadagna 2. No. Falchetto e basta. Giochiamo il secondo e giochiamo pure questa. Ok. Dopo abbiamo l'orrore. Orrore, orrore. Va bene. Mi sta bene.
Perfetto. Ci ha messi meglio a creature. Userei dire. Ah! Ah! Ok, questo dobbiamo giocarcela, però questa qua arriverà dopo. Picchiamo con i falchetti. E uno morirà e va bene. Ce ne faremo una ragione. Forse, ma in realtà no, esatto. Due danni li becca. Giochiamo l'orrore. E poi vediamo un po'. Devo togliere un po' di tips. Dov'è che sono qua? Tanto legame vitale volare, so come funziona. Non c'è bisogno che me lo scriva là in alto, essenzialmente. E va bene. Guadagni punti vita. Tornato a 20, Ok, anch'io torno a 20. Che bella partita emozionante. Emozionanto. Però a questo punto non ha più volanti e noi abbiamo una bella ascia del predone. Abbiamo anche uno zombicefalo. Ma facciamo entrare più danno, che è la cosa giusta da fare. Cosa molto giusta da fare. Oh, potremmo anche picchiare con. No, perché si stampa sempre su di quella. Sul nostro falchetto. Paghiamo due. E il nostro falchetto con un'ascia. Che va a picchiare malamente il nostro avversario. Prego. Perfetto. Abbiamo fatto tutti e due mazzi bianco-neri brutti. Eh no, non è vero. Eh no, invece no. A questo punto la T. Che è bruttissima questa cosa. Almeno sono sicuro di scambiarlo. No, non blocco. 4 danni prendo. Quella fa fastidio. Tra l'altro. Ciao. Ah, che ridere, almeno lui ha visto la carta forte di quei due colori lì. In realtà gli tolgo uno dei qua. Allora, facciamo così. Ascia del predone la diamo a questo punto la diamo a lui. Almeno gli faccio fuori uno di questi. Questo sicuramente no, farò fuori quello. 2-4 è abbastanza fastidioso. Siamo con lui. Tanto perdo due vite. E poi può andare nei bloccanti. Ovviamente, come da manuale, boom. E a questo punto l'ascia del predone la diamo a un falchetto. In questo modo lui non è affatto invogliato ad attaccare con quel 2-4, anche se in realtà non c'è bisogno che quel 2-4 attacchi per far vincere la partita. Proprio per nulla. Va bene. E altro pipistrello. Sarebbe bella da pescare quella che dà più 2 più 1. Quella sarebbe veramente bella. Quella riusciamo. Un altro errore. Che no, non va bene. Questo qua verrà bloccato da due pipistrellini. No, no. Ci sta sfuggendo di mano tutto.
Poi lui continua a guadagnare vita, quindi ancora peggio, ancora peggio. È ancora peggio. Questo muore da qualsiasi cosa. Che brutte cose. Giochiamo lui. Giochiamo l'orrore. Tra l'altro adesso hai 2 mana per guadagnare vita nel mio turno e fare qui. Ciao. Non ne usciamo più. C'è un modo di ammazzare quello che non ho. Perché non ho, ripeto, rimozioni. Non ho trovato delle rimozioni a parte quello che non fa attaccare né bloccare. Secondo me l'unico modo è vedere quella che dà più doppio 1 a tutti. Fare un attacco, farlo bloccare in qualche modo e poi sballare i conti. Fargli sballare i conti, magari riusciamo a uccidere delle sue creature senza che muoiano le nostre. È l'unica, veramente l'unica chance. Appunto. Questo veramente. Come? Ah, perché l'ha fatta troppo tardi? Ah. Doveva farlo prima, doveva farlo nella mia fase principale. O comunque prima di entrare in end step per fare il pipistrello. Meno male. Ok. Ciao, chissà cosa ha in mano. Ma quello che muore torna. Sicuramente. Fastidio. Provo a togliere il più creature possibile. Temo sempre prenderle. Tanto lifelink. Proviamo a togliere un volante. Vediamo un po'. Ok. Togliamo un volante. Fastidio. No, tanto qualcosa da giocare ce l'ho. Ecco, ha imparato. Va bene. Bella. Belle pescate. Ci piacciono. Ci piacciono. Attacco con loro due. Muoiono i pipistrelli. Muoiono le mie cose. Non ho risolto un tubo. Ma proprio zero. Poi lui fa un altro pipistrello. No. Biduf, buonasera. Visto adesso. Giochiamolo. Bruttissime partite. È andata bene la prima. Cioè è andata da Dio la prima, per essere precisi. Abbiamo visto quello che avevo ideato. No, questo qua è troppo forte. Questo qua è fortissimo. Questo qua è veramente forte. Da solo ti fa parini a infiniti. Con creature mediocre come ho io. È più che sufficiente per vincere. Questo fa così, niente. No attackers. A questo punto ha senso. Ah sì, va bene, termina. Lui ha guadagnato, quindi fa un coso. Na 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 na. Na 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 na. No bueno, no bueno. Per nulla. Mi sa che questa è andata finita proprio prima di cominciare. Mi dà fastidio aver così. Non si sa mai, non si sa mai. Effettivamente, attacca con tutto. Vabbè, questo. Ah, ok, perché aveva timore di boh. Di cosa? Che non ho carte in mano. Di grazia. Top. Muori da eroe. Tanto il modo di prendere e di guadagnare vita ce l'ha comunque. Sono a 9. Che brutto.
Guarda, perché non era abbastanza. No, lui è riuscito a fare il life gain fatto bene. Io no. Io proprio, cioè, non ho mai puntato a quello, se devo essere sincero. Vabbè. Guarda, giusto per vedere cosa peschiamo. Facciamo così. No, niente, costa doppio bianco. No, credo no. Così dovremmo essere. Po' tardino. Sono comunque 10, 4, 5. Posso rianimare cose. Se attacco. Boh. Meglio di niente. Attacchiamo con lui, tanto. Tanto lui è a mille, veramente a mille. Perché non c'è abbastanza life gain? No, lui è riuscito a fare un mazzo decente, al contrario nostro. Forse ho forzato un po' troppo la mano, me ne rendo conto. Aia, aia. Ok, mitragliata di pipistrelli. Lanci pipistrelli così. Ah, perfetto, che bravo. Continuo a giocare perché penso di avere delle quest in cui devo lanciare cose. Quindi, no, però questa non ha senso. Nero mi sembra che non ce l'avessi, o forse sì. Beh, che fastidio. Toh. Perché mi sembra che una mia quest, in una mia quest debba lanciare delle cose nere, le magie nere. Ok. Bene. Brutto. Brutto. Tutto molto brutto. Si vede che non gioco draft qua. Ah sì, c'era. È la quest del giorno, tra l'altro, quindi fatto bene. Otteniamo sto premio. Che bello. Speriamo almeno di sbustare bello. Vediamo. Oh. No, niente, neanche quello. Almeno una wildcard. Allora, io direi di farne un'altra. Tanto è durata veramente poco e poi non ho completato praticamente nessuna quest. Quindi, direi prima. Dato che ho ancora dei codici di arena che girano, io ve li lascio qua. Pam. Adesso non so. Aiuto. Cosa ho fatto? Ok. Io li lascio qua. No, forse qua è meglio. Non dovrebbe coprire troppo. Adesso proviamo. Vedo com'è. E quindi se voi non avete ancora l'accesso d'arena, questi qua dovrebbero essere praticamente tutti inutilizzati, quindi provate e scaricate il client e poi segnatevene uno, un paio, vedete voi. Oppure se conoscete qualcuno, insomma, che brama l'accesso ad arena, eccoli qua. Li lascio qua in sovrimpressione. Io lo pagherei con le gemme così, per sfregio, tanto ne ho un casino e non le uso, almeno non uso tutto quei gold per fare poi magari dei draft, ma sì, usiamo le gemme. Vai. Confermo, grazie. Gentile, chiedermelo. Allora, partiamo già. Allora, qua di nero non c'è. Allora, questa è forte, questa è molto forte. Veramente forte. Questo me. Questo è così così. Tutto sommato. Rimozioni.
Manco l'ombra, quindi non rischiamo. Questa qua è veramente forte. E cadiamo ancora nel nero. Fa un nero verde. No, questa è molto più forte di quel 2-3 lì. Però cosa 5? Però alla fine con la 1-2-3, che venga bersagliato in limited è abbastanza difficile. Aspetta che sto vedendo che qua copre un po'. Lascio, ecco, perfetto. Metto qua in basso. Come rimozione hai byte? Sì, però byte devo. Cioè, devo avere già delle creature. Io punterei sulla sovrana. Al massimo si fa verde-nero. Sovrana è molto forte, a me è sempre piaciuta. È un 3-4 volare, fa 3 drain, veramente forte. Questo non lo so. Comunque verde qua ce n'è. E ho paura che questa qua vada via. Questo sicuramente andrà via. Sì, bite col basilisk è rimozione secca, chiaramente. Però questa è difficile. Allora, lui non l'ho mai giocato, se devo essere sincero. In real non l'ho mai giocato, non ho mai avuto l'occasione. Lei invece l'ho giocata parecchie volte ed è sempre forte. Cioè, a me è sempre piaciuta come carta. Non so, questo c'è anche lui, è molto. Questa, anche questa è molto forte. Sempre bianco, vado sempre lì alla fine. Anch'io prendo sovrana in, come si dice, in a vacuum, come si dice in inglese, cioè senza contesto, secondo me è molto più forte. È evasiva, ha un buon body, quando entra fa comunque 3 danni. No, no, non devo farlo, mono G. No, no, facciamo, si drafta per vincere il draft, no? A meno di cose incredibili, chiaramente. Allora abbiamo una rimozione nera e anche questa che non è male. Vantaggio carte comunque. No, circa. No, in realtà no, è pari. Perché usiamo due carte per prenderne due. Però con la vampira che fa i TB effect non è male, però questa è una rimozione. Io andrei sulla rimozione. Mi piacciono molto di più le rimozioni. Non vedo nient'altro qua di forte. Rimozione sia. Altra rimozione. Qua finalmente si esistono allora le rimozioni. Questo non è male. Questo no. Questo è troppo. Per ora è troppo. Prenderei la carezza del Lich. Io se vedo rimozione la prendo. Non c'è nient'altro da fare, a meno che non sia una bomba indegna. Bello, questo mi piace. Possiamo fare blu? Sto cercando anche di capire che colori potrebbero essere open, ma non vedo niente. Questa secondo me è la cosa più forte di questa busta. A parte questa e questa, se vogliamo spostarci sul blu. Se vogliamo spostarci sul blu, questo è che abbiamo drop altini, tutto sommato. Sibilla non è male. Esatto, il blu non è male qua. Il blu mi verrebbe da piccare qualcosa di blu. Mi verrebbe. Mi verrebbe una Sibilla, perché è comunque un drop basso. Oppure un draghetto, possiamo fare. Tentare una specie di mazzo volante. Esatto, come dici te, Soul. Si può. Però un altro drop a 4. Facciamo mazzo volante. Proviamo un mazzo blu-nero. Blu-nero, diciamo, volante. Vediamo. Draghetto non è male, effettivamente. Questo è endgame. Questa potrebbe saperne, ma
Facciamo traghetto. Sì, perché secondo me non siamo control ancora. Draghetto almeno una creatura e vola. E lì non ci piove. Allora, anticipate. Vampiro è forte. Vampiro è forte. Questo mi piace sempre. Questo qua mi piace. Figlia della notte. Io farei vampiro perché è un bloccante. Fa danno. Comunque. Altrimenti c'è anticipate. Punterei neonato. Anticipate. È più circostanziale perché ok ti vede tre carte, ne prendi una, però il vampiro se andiamo un po' nel late game e anche in realtà è forte, cioè in early game fa da bloccante, in late game diventa win condition, la chiamavamo al pre-release, quindi io direi di vampiro, andrei di vampiro. Allora droppa 4. Allora, c'è lo zombie, ma non. È un po'. Un po' forzato. Forse il gelo. Il gelo non è male. Peschi, ci togliamo un attacco. Questa non mi è mai piaciuta. Sono queste due, sempre. Sempre una blu e una nera. Io punterei al gelo. Al massimo si toglie dopo. Tanto lo zombie probabilmente ne vedremo a cannello. Io andrei di gelo. Un altro gelo. Oh, bella questa busta. Attenzione. Abbiamo Cancana della Mente. Abbiamo un'altra removal. Abbiamo sempre costi alti, però. Abbiamo sempre costi alti. Allora, orrore no. In questo mazzo. O almeno per come lo penso io, no. Questi 5 ne abbiamo parecchi. Zombie. Cancreno, un altro gelo, ma è molto da side. Considerato che qua la side non c'è. Io prenderei Cancrena della mente. Quante creature abbiamo per ora? Una, due, tre. Molto poche. Mette permanente lontano avversario. Questo non è male, però costa 5. E non è una rimozione, no. Andrei di Cancrena della Mente. Sono comunque due carte al costo di una. Non due per uno. Male non fa. Ecco, visto, abbiamo Anticipate. Abbiamo il Valzer. E abbiamo il Serpente. Cos'è meglio? Per ora è meglio Anticipate. Per come sta venendo il mazzo. Perché però di creature. Questa può essere sempre una cosa. Oddio, alla fine verrà fuori una specie di blu nero control. Anticipate. Io farei anticipate. Sì. Anticipate sia. Visto il serpente, lo vediamo adesso. Ottimo. Sì, mi sa che verrà fuori un conto. E il valzer lo vediamo adesso. Good. Un altro gelo, un orrore infetto. Orrore. Orrore, orrore. Un ciccione. Il serpente. Direi che è la definizione. Farei un orrore a questo punto. Un altro gelo. Il gelo è veramente fastidioso. Peschiamo e fa una seminebbia. Orrore è troppo triste, sono d'accordo. In questo mazzo sì, meglio il gelo. Questo per uno splashino? Metti che troviamo Bolas. Tanto questo non pescheremo mai abbastanza. Queste fanno schifo. Sperare non costa nulla. Sperare non costa nulla. Top. Giusto perché. Questo ce lo becchi, ce lo cucchiamo. Vivien. Io la passerei. Non. Dio. Sempre per la serie, se volevi fare monogreen, più
piccola, però c'è scambio che non è male. Scambio molto bello, piace. Però un altro costo 5. È indegno. Questo potrebbe dire la sua. Aerosorvegliante non è male. Aerosorvegliante non è male, soprattutto con il fatto che abbiamo il valzer manca, proprio se muore ce lo riprendiamo. Ah, c'è anche questo, c'è la Sibilla e c'è Switcheroo. Queste quattro sono le scelte possibili. Allora, Dissenter è carino, però è un po' così, un po' fine a se stesso. La Sibilla la vedo più come droppa 2. Profetizza un 1-3, rimane lì, blocca più cose. Questa è praticamente una rimozione, però spero che passi più tardi. E lui, secondo me, è molto forte. Io prenderei l'aerosorvegliante. Questo mi fa pescare, è incolore. Che non è una brutta cosa. E vola, però un 1-1. Sono indeciso tra Sibilla e Aerosorvegliante. Però direi. No, Sibilla. No, siamo uguali. Non abbiamo creature in nessuno dei due. Né nei costi 2 né nei costi 3. Quindi. Arduo, veramente arduo. Io farei aerosorvegliante. Secondo me Sibilla passa. Secondo me Sibilla è più facile che torni. L'aerosorvegliante è dubbio più Kapumba. È vero, è lui. Scambio non torna, quello è sicuro. Però abbiamo già tante rimozioni. Col fatto che giochiamo poche creature, scambio potrebbe non risultare così efficace per ora. No, io prenderei aerosorvegliante. Scambio è. Può. Ecco, visto Sibilla è già tornata. Abbiamo anche una rimozione. Abbiamo rimozione Sibilla, il golem Meteora. Proprio con questo set ignoranza. Ah, ecco anche questa. E farei delle spore. Spore. Sì. Diventa un po'. Costicchia un po' questo mazzo. Peschino quale? Lui? E non ho un artefatto per ora. E non punto a prenderne. Secondo me è meglio la rimozione. Sempre rimozione. Confidando nel fatto che la Sibilla di prima o questa possano tornare. Rimozione. Ah, draghetto. Oh no, bello questo. Muro di nebbia. Droppa 2. Un altro sorvegliante, ma qua prenderai il muro di nebbia. Per come sta venendo fuori il mazzo. C'era l'enciclopedia, l'ho vista, ma il muro di nebbia secondo me lì serviva. Counter. Draghetto vampiro. Counter draghetto vampiro. Counter non mi piace tanto, se devo essere sincero, in draft. È quello che l'unico counter che mi piace in draft è Essence Cutter, perché costa poco ed è una rimozione, diventa praticamente una rimozione. Draghetto vampiro. A questo punto direi vampiro. Anche se tanti costi uno, un po'. Vampiro è win condition, effettivamente. Vampiro, facciamo vampiro. Buono disperde. Oh, c'è anche la terra doppia. No, però è meglio disperdere. Meglio, molto meglio disperdere. Molto meglio disperdere.
Rallentiamo, sì. Tanto probabilmente torna quella là. Un altro disperdere. Uno zombie no. Basta. Questi quattro quanti ne ho? In realtà ne ho pochi. Fare un altro disperdere. Questo non ce l'abbiamo. Abbiamo catturato per sfruttarlo. Doppio disperdere non mi pare brutto. Oppure una creatura che ci servono. Quante creature abbiamo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono veramente poche. Prendiamo lo zombie bicefalo. Veramente poche. Oh, un'altra rimozione. Basta rimozione. Poi io mi emoziono. Questo è un. Questa è una mia, un mio fetish. Questo è un mio fetish. Ho un no, ciccione. Quello là basta e avanza. Questo non serve. Questo o maciniamo. Qua voglio sentire voi. Rimozione. O maciniamo. Oddio. Sogno 1000. ma un mazzo del genere in realtà è forte. Può saperne. Emozioni ne abbiamo parecchie. Questa è anche una delle meno forti. Milliamo. Milliamo. Oh, che bello il suono. Ah. Sono emozionato. Studio. A me qua verrebbe davvero studioso di Tolaria. È un costo 3 che non abbiamo. Questo no, questo non mi piace. Studioso di Tolaria. Assolutamente. Ah, è tornato lui, non è tornata lei. Poco male. Ah no, se la sono cuccata. Mannaggia. Quanti artefatti abbiamo? Due. Picchiamolo, vediamo. L'unica cosa da fare. Beh, tanto qua Counterpick non esiste perché non giocano insieme a noi i bot. Strisciante. Oh, beh, ci sta. Vederlo qua si può piccare tranquillamente. Questo. Ma è inutile. Vediamo un alce perché è bello. Una nebbia. E un'isola. Ah, oddio. Oddio. C'è una cosa di prima. Facciamo. No, allora, qua c'è lei. Che è forte. Vampiri ne abbiamo già due. Zombie cefalo fa schifo. Questo è anche un costo 3 e fa due pezzi. Non c'è niente da obiettare. Questo possiamo prenderlo. Abbiamo preso preventivamente questo. È un altro costo 3 che diventa potenzialmente grosso. Stregonerie istantanee ne abbiamo parecchi. Oppure c'è la solita rimozione, ma quante rimozioni abbiamo? Disperdere diciamo che la contiamo. 1. 2. Ah. 3, 4, 5. Giochiamo pure questa. Diminuire. Alla fine i due pick sarebbero questo o questo. Avendo già la terra che dà rosso blu e quindi splashando in realtà poco e niente. Una o due montagne, direi. Possiamo azzardare? Non saprei. Anche questa è un'altra che non saprei. Quindi diciamo è una rimozione tra virgolette o comunque questo qua può chiudere la partita, anzi soprattutto se lo vediamo in late è ancora meglio. Questa è. Io prenderei il draghetto.
poi prendiamo diminuire sperando che il draghetto col fatto che sia bicolor non lo picchino. Alla fine questo non è un granché, però non so. Io prenderei il draghetto. Rimane l'unica carta blu. No, dai, prendiamo draghetto. Ci sta, secondo me. Come giocata. Come picca. Oh, un altro serpente. Un altro serpente. Un altro vampiro. O questo coso. Diminuire torna, dici? E io c'è il serpente qua, un altro non lo vedrei male. I vampiri ne abbiamo già due. Secondo me bastano. C'è eventualmente questa, che è sempre una removal. Però io adesso farei un po' il parco creature. Sistemerei Aerofante. È comunque un volante. Questo alla fine uno va dove deve bastare. Abbiamo comunque la sovrana, abbiamo quello. Comunque creature ce ne sono. Questa è proprio la ulti. Coso. Coso il se nel senso il coso serpente. Sì, questo però effettivamente potrebbe tornare. Non lo so. Serpentone? Prendiamo il serpentone? Ditemi voi. Questo punto serpente, removal o aerofante? Sono le tre scelte. Vediamo il cosone. Ah, cose. Ok. Ok, sono d'accordo. È quello che mi ispirava di più, dei tre. Perché fillava un po' la curva, tema volanti, diciamo. C'è. E dai, sono sempre le stesse carte. Un altro muro di nebbia, sarebbe bellissimo. Questo non possiamo sfruttarlo, questo niente. Faccio che qualcuno ha lasciato passare. Il bianco non lo faceva nessuno. Qui abbiamo ancora a diminuire, ma mi sa che la droppa 3 ci siamo. Circa. Sì, no, cioè senza circa, ne abbiamo parecchi. No, direi diminuire non ci serve. Sono più di droppa 2 che. No, anche droppa 2 ne abbiamo parecchi. Vampiri 2 bastano, e droppa 1 ti facciamo perdere. No. No, se perdo è colpa mia, non è. Sicuramente non è colpa vostra. Io farò un altro muro. Oppure una. Cosa abbiamo? Costo 5. Ne abbiamo. Ma ci sta questo, eh. Tanto questo torna, non credo lo picchino. Io prenderei removal. Vai. Ciao, non guardo neanche cosa c'è nella busta. Un'altra sovrana. Ma sono sempre quelle carte. Non ho neanche guardato cosa c'era in quella busta. Cioè, non era degno. Non era degno. Questo può aiutare. Anticipate o Valzer? A questo punto, il Valzer può diventare più forte di un Anticipate. Però scartiamo carte. Scartiamo una carta. Che può essere una delle due creature che abbiamo preso. No, nulla ce lo vieta. Alla fine, che abbiamo? Abbiamo comunque tanti. Abbastanza effetti. Possiamo riprendere in mano lui. Prendere in mano sovrana vampira, questo veramente.
Brutto. Anticipate alla fine uno, secondo me basta. Valzer, ne abbiamo già uno, eh. Però questo non ne giocherei più di uno. C'è la fonte che aiuta. Fa anche pescare. Guadagna uno. Però ce li abbiamo, i parini. Io farei valzer. A questo punto farei valzer. Quanti vampiri! Cioè, se piccavamo tutti quelli che abbiamo visto, ne avevamo sette. Ma almeno. Un altro disperdere, un altro vampiro, direi un altro disperdere. A meno. Non so, non so. No, due vampiri bastano. Non serve nient'altro. Questo o un altro counter. O un altro studio. No, studio titolare no, dai. Non scherziamo, un apparato esplosivo potrebbe avere un senso. O un ciccione. Si può fare, però un altro drop a uno. Non mi piace. Che poi fa due danni, non è che fa chissà che cosa. Abbiamo. Forse è meglio il counter a sto punto. Forse è meglio il counter. Oh, quante creature abbiamo? 2, 3, 4. 5, 6, perché fa il tottero. 7, 8, 9, 10, 11. No, non lo giocherei. 11, 12. 13, 14, 15, ne abbiamo parecchie. Ciccioni. Vai, ciccione. Ciccione sia. Un altro gelo. Un altro gelo. No, ne abbiamo già due. Ne abbiamo già due. Zombie. Qua dovrebbe diventare facile. Prendiamolo. Oh, non si sa mai. Ah, dai, un altro vampiro. Allora, costi 5 secondo me basta. Questo qua è in forse. Costi 6. A questo punto giochiamo due serpenti. Perché giocare con K-paludi? Questo è molto più forte. O un terzo vampiro. No, due serpenti. Ah, tanto il vampiro è qua. Ah no, c'è il muro di nebbia. Muro di nebbia. Ciccio, niente, destino. Va bene. Ah, questo sarà difficilissimo scegliere cosa ottenere. Allora, togliamo le cose inutili. Togliamo le cose inutili. Completo. Questo e questo. Ok, vediamo. 53 carte. Allora, i calcapaludi via. E fin qua. Completamente perso, sicuramente uno via. Queste no. Questo. Quanti drop 4 abbiamo? Molto pochi. Quindi secondo me questi qua rimangono così. Togliamo lo studioso, non ci serve più perché abbiamo piccato roba migliore dopo. Gelo. Gelo, non lo so. Allora, morso della savana via, non serve. Questo via, dai, un po' di. Adesso. Adesso. Allora, forse completamente perso. Quante rimozioni avremmo senza questa? Una, due, tre. Quattro. 5/6. No, la terrei. A questo punto, vediamo come siamo messi.
Allora, qua abbiamo tanti 2x. Forse gelo disagevole in 2x. È un po' così. Abbiamo tanti costi 2. Forse troppi costi 2. Dissenziente non mi fa impazzire. Decisamente no. Valzer, Mura di Nebbia io lo terrei. Per poi. Che poi rimane lì e i volanti attaccano e lui rimane lì. Forse un gelo si può togliere, perché non sempre è utile. A sto punto no, qua secondo me siamo giusti in questo frangente. 5 carte, 5 carte, allora costi 3, costi 3 secondo me vanno bene, i costi 3 secondo me vanno bene. Però dobbiamo togliere 5 carte qua. Forse possiamo togliere l'aero sorvegliante, però ci fa pescare. Però costa 3 per un 1-1 volante. Qua è veramente dura. O forse togliamo direttamente il gelo. Alla fine. Ma se io lo toglierei. Anche se che ci fa pescare quello lì non è male. O togliamo uno zombie bicefalo. Però col fatto che abbiamo i disperdere, abbiamo comunque rimozioni, questo qua è facile che passi. O al massimo si mangia due creature. Abbiamo anche il meno 3, meno 3. No, secondo me può starci. Questi 4 e questi. Diciamo la curva alta secondo me è giusta. Come quantità barra quello che abbiamo. A questo punto abbiamo piccato qualche rara, secondo me no. No. No, abbiamo visto robe proprio brutte, però non mi paiono male. Queste carte sono abbastanza forti. Un disperdere o un muro di nebbia. No. Voi ne teniamo, sono gli unici dopo due che abbiamo. Ah, che fatica. Togliamo un valzer. Togliamo un valzer. Togliamo. Aero sorvegliante al massimo muore. Ci parla dei danni volanti. Ci può stare. Uff. Sha. Un serpente invece che due. Proprio come closer finale. Però no, due ci sta. Comunque un 4-6, un buon parante. Aggiungendo le terre necessarie. Io toglierei il gelo. Non fa niente. Togliamo il gelo. Quanto siamo? 43. Altre tre, come faccio? Cancel? No, cancel ci sta, io toglierei. Oh, no, posso. No, in realtà possiamo togliere Catena della Mente. Con tutte le removal che abbiamo non serve, secondo me. Secondo me. Possiamo addirittura azzardarci a giocare con 41 carte. Può essere un'idea, però ho paura. Ho molta paura quando faccio questo, quando dico queste cose. Qua c'è tanto costi, tanti costi 2. Togliamo un disperdere. Ho un muro di nebbia. Un muro di nebbia, no, un bel palo. Questo è proprio un bel palo. Così noi facciamo i nostri comodi.
dietro le quinte. Quanti instant sorcery abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O poi togliamo un muro di nebbia. Ah, o togliamo il draghetto. Forse però si pronuncia qua, sono sempre dei buoni, delle buone caratteristiche. Però questo qua è molto probabile che ci rimanga inchiodato in mano. Secondo me. A mio modesto parere. Però no, un bel pick. È stato un bel pick questo. No, lo rischierei, proviamo. La prima con lui, al massimo poi lo togliamo. O togliamo uno zombie. Però abbiamo due drop a 4, veramente triste. Ah, sono indeciso. 42. Io giocherei con 41 carte. Tolgo un disperdere. Un vampiro. No, un disperdere. Secondo me è meglio. O poi possiamo togliere completamente perso. In realtà, Anzi, no. Meglio disperdere completamente perso. Così. Farei così. Contiamo il mana che a volte, secondo me, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 neri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14 blu. Ok, perché però mi vuoi dare più blu? E poi una montagna più questa ci sta. E giocare due montagne. Tanto alla fine di c'è questo però, che costa doppio blu in early game. Beh, no, possiamo togliere un'isola e mettere una montagna. Sì. E una montagna. Così io lo giocherei. E proviamo a vedere come va. Al massimo se vediamo, questo qua fa pescare, secondo me è forte. Al massimo si toglie la pietra da macina. Ci sono cose che dipende. Ma proviamo, finito. VR. E ci mettiamo il muro di nebbia. Finito. Ok. Vediamo. 10 e mezza, fai mezz'oretta, vediamo un po'. Speriamo di andare. Speriamo che debba dire ci vediamo giovedì per riprendere la scalata. Ehi. Good. Nether. Nether. Ok. Preghiamo la Dea Tassa che ce la mandi buona. Keep su tutta la vita. Perfetto. Sì, vampiro, subito. Siamo a mettere subito dei bloccanti. Verde, blu, aia. Ecco, volanti. Vabbè, non 1-3. Gestibile, più che gestibile. A questo punto il muro di nebbia ora non ci serve. Giochiamo. No. E rimaniamo a 20 tutti e due. Non cambia proprio niente. No, meglio giocare l'altro piano adesso. Non attacco e prego. Verde e blu. Prenderò un danno. 3-3 questo 3. Non c'era neanche un dubbio. Attenzione. Muri di nebbia.
Così. Subito. Che bello. Che suono pesante che ha fatto per essere un muro di nebbia. Bloccanti, bloccanti everywhere. Prenderò un danno. Aia. Meno male che abbiamo una rimozione per quello. Pian piano sviluppiamo il board. Poi vediamo che fare. Palude. Passa il turno, non sto neanche lì a far finta di avere qualcosa. Prego, prego. Andiamo, uccidiamo il draghetto. Boom. Perfetto. Oppure ci prendiamo due danni e non ce la facciamo. No. Macina. È giunto il momento. Ci prendiamo due danni per un. Non attacco. Prego. Ah, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma cosa mi puzza? Cosa mi puzza molto? Però devo bloccare, altrimenti sono troppi danni. Ha modo di farmi due danni? Non credo. Va bene. A questo punto non so se voglio macinarlo. Quante carte? 28. 28, 14 turni. Potrei anche usare il vampiro perché comunque siamo sotto un po' di pressione. No, usiamo il vampiro. Iniziamo a fargli un po' di danno. Noi guadagniamo. Oh, bella, che bella quella carta. Love. Ah. Io giocherei questo. No. Sempre il muro. Tanto secondo me abbiamo abbastanza margine. Alla fine ci fa due danni a turno. Alla fine ci fa due danni a turno. E noi gliene facciamo sempre uno indietro e poi a un certo punto dovremmo. Stiamo scherziamo? Due ne ha piccati questi qua che si pompano a vicenda? Va bene. Prego. Guardate che noi stiamo vedendo le cose più scarse che abbiamo comunque, a parte le rimozioni. Stiamo veramente vedendo le cose più brutte. Non blocco, prenderò 4 danni. Prego. E i volanti chiaramente manco per sbaglio. Va bene. Fine del turno. Allora, partiamo. Vabbè, facciamo così. E facciamo così. Ah, perché dice un giocatore, giustamente. Prego, macini i suoi ciccioni. Sa che ha macinato due terre, chiaro, chiaro. Ah, ecco, questa è una delle cose che volevo vedere.
e che giocherò perché mi fa un bel po' di vantaggio sul board e in punti vita. Andiamo 15 pari. Oppure gioco lui, così ho un'attivazione di vampiro e posso bloccare finalmente quel basilisco infame. Tanto prenderemo comunque 4 danni, a prescindere da tutto questo. Quindi meglio lei. No, meglio lui. Ah, sono indeciso. No, meglio lei. Vampira tutta la vita. Sono finta di avere qualcosa. Costa un nero che non so se esiste. Come pago un nero? Ah, beh, ciao. Sono stupido. Prego. Ok, non attacco e prego. Che bella vampira, quanto è forte. Ne abbiamo beccate due. Due, ne abbiamo due. Ha paura di uno sparo, forse, di uno shock. Sono suo fantasma. Ah no, ok. Io forse dovrei aver paura di qualcosa. Io la rischio. Facciamo così. No, ok. Se mi aspettavo un più 4 più 4 o qualcosa. Niente. Buono, iniziamo a vedere i volanti. Cosa buona e giusta. A questo punto. A questo punto picchio con la vampira e poi faccio carezza del lich su uno di questi due o su questo? Su uno di questi due. Ah, non lo so. Se devo essere sincero. No, facciamo lo zombie bicefalo e stiamo indietro. Dobbiamo pararglielo quel basilisco. Lo zombie bicefalo fa da. Lo zombie fa da carne da macello, però, letteralmente. È già stato carne da macello. Va bene, va bene. Va bene. Blocco. Facciamo così e facciamo così. Danno. Perfetto. Mai attaccare con quello con tocco letale con creature che potrebbe uccidere anche senza tocco letale. È la mia visione di come attaccare con una creatura del genere. Allora, cosa ci conviene fare? Guadagnare vita perché siamo un pelo sotto. Ok, una terra fa comodo. Una terra fa comodo. Ah, sai che non. Fastidio. Io farei la removal su questo, da troppo. Mi dà troppo fastidio. Perché può attaccare con tutti e due, due danni entrano sempre. Anzi, in questo caso 4 ne entrerebbero. La carezza è instant? No, è sorca. E io farei la carezza comunque su un fantasma perché è quello che mi impedisce. Poi ho rimozioni, ne abbiamo delle altre. Almeno siamo avanti sul board. E ho due mana per fare. E guadagniamo vita. Insomma, non è male. Niente, prego. Lui ha una carta in mano, non credo attacchi. Perfetto. Ok, adesso siamo. Dobbiamo svoltare l'angolo, come si dice. Quante carte hai tu? 21, troppe.
Facciamo. Iniziamo a vincere con il vampiro. Che bello. Peschiamo. Direi di sì. Oh, beh, in realtà. No, peschiamo. Sì, così. Buono, buono. Non male. A questo punto stiamo così. Abbiamo win condition alternative. Perché rischiare un attacco? Abbiamo disperdere. Oh, va bene. Non dobbiamo attaccare. Ok, lui non attacca e la cosa va solo che a nostro vantaggio. Uno, due. E maciniamo. Cose belle questa volta. Eh sì, questa sì che è stata una bella macinata. Attenzione. Allora, lui è sempre il parino. Noi stiamo così. 5 paranti. Lui eventualmente ci fa 2 danni, però perderebbe un casino di creature. Fine turno. Ci interessa niente. Tu hai 17 carte nel grimorio. Quello è brutto. Ma tanto vengono macinate se le tiene su. È un 4-4. Quello potrebbe darci dei problemi. Risolvi. Non è brutto, il suo mazzo. Per quello, secondo me, abbiamo fatto un buon mazzo. Una in cima non può. Tanto quella in cima verrà macinata. Non preoccuparti, amico mio. Che bello. Scusate. Allora, il mio turno. Togliamo due. Togliamo due. Vediamo che cosa si era tenuto su. Quella che gli andava a prendere che cosa? Niente. Niente. Boh, una creatura a caso. Ora è il mio turno. Ecco, abbiamo anche la closer. 4, 5, 6. A questo punto puntiamo al macina, no. No, io gli rimbalzerei lo studioso. A questo punto. Stiamo così. Stiamo così. Ma anche se attacca con lo studioso, ha veramente senso bloccarlo. Tanto disperdere può salvare anche le nostre cose. Tipo anche riprendere in mano la sovrana vampira per fare gli ultimi 3 danni. Che non è affatto banale. Qua mi sa che qualcuno vuole. Ah, lo sapevo. Guarda. Vabbè, prenderemo 4 danni, ma. A sto punto prendo in mano lei. Mi conviene mille volte riprendere in mano lei. Oppa, sorvegliante. Si attacca con tutti. Ah, oh, cioè, attacca proprio con tutti, letteralmente. Ho paura che abbia qualcosa. Allora, ero sorvegliante. Questo va qua. Questo va qua. E questo va. Non vedo qua. Blocco così. Vediamo. Tanto comunque. Ah, ok.
Va bene, siamo andati a 11 in tutto ciò. Ah, maledetto. Maledetto. Va bene. Me l'hai risolta. Va bene, fine del turno. Facciamo le nostre cosine sporche. Cosa gli ho macinato? Ah, ottimo, benissimo. A questo punto vampira che morirà questa volta e draghetto, sapendo che lui ha in mano quella cosa lì e che ha un po' di volanti, farei due volanti, 5, 6, 7, 8, 9. Sono esattamente i mana che ci servono. In più ne abbiamo comunque un'altra noi nel mazzo. Sì. Direi di farlo, almeno così noi guadagniamo vite comunque. La draghetto, sì. Sì, decisamente sì. Po po po, draghetto, draghetto, vai. Vai, draghetto. Ok. Non attacchiamo. Sti muri hanno fatto il loro sporco lavoro, eh. Assolutamente. Quante carte hai te? 11. Comunque tante. Va bene. L'avevamo già visto. L'avevamo già scampato, a dire la verità. Però un problema è che lui è un 4. Mi manca un 4. Però. Lui. È difficile, non è. Allora, questo si schianta. Non posso permettere. Questo va qua. Questo va qua. Questo va qua. E ci passano 6. Vabbè, no, devo. So che devo di non bere abbastanza. Abbiamo 2 turni di vita però. Aspetta, 7, va 6, va 5. Per un punto vita mi rosicherebbe abbastanza. Dobbiamo vedere una rimozione. Mi verrebbe da mangiarmi davvero le mani. Ah no, 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 perché. Aspetta, però guadagniamo anche. Non ho contato quello. Qua 6. Sono comunque. Ah no, no, scusa, che 6. Prendiamo 5 a turno. Quindi abbiamo un turno di vita in più. Vediamo. Scopriamolo. Ehi. Vabbè, tanto non abbiamo niente, ma non ci interessa. Possiamo sia macinare che fare. Se ha un counter. Ha un counter. Ah, Cristo santo. Davvero. Cioè, ha top deckato il counter. Va bene, va bene. Dobbiamo vedere rimozione. Ne abbiamo. Quindi si spera. Prego. Tanto no, questo sono più di. No. Ah, mi sa che la perdiamo. Dai, non sta andando tutto così bene. Blocchiamo, cosa devo fare?
Abbiamo solo tre bloccanti alla fine. 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo a 1. Andiamo a 1. No, il lune ha 10. Non riusciamo. Siamo a 1. Ah. Dobbiamo vedere tipo... No, tipo niente. Per quel counter lì ci ha fregati. Vabbè, un'altra creatura in più. No, 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 non va bene. Non va bene. Sta andando tutto benissimo. Fine turno. Ah, mi dà molto fastidio. Soprattutto perché abbiamo faticato tantissimo. E non abbiamo nessuna vera bomba che... Attenzione. Però dobbiamo scaricare. Cacca miseria. Una mare, una terra. Se prendiamo la vampira. Prendiamo la vampira, andiamo a 5. No, ha troppe creature. Ha troppe creature. La gioco perché devo farlo. Oppure prendiamo lui e peschiamo. No. Fastidio. Incredibile. Lui non conta niente. È l'unica la vampira. Che mi viene in mente, però non resistiamo un attacco, vero? Se andiamo, diciamo che siamo a, andiamo a 5, a 6, quando blocchiamo e facciamo le cose, si blocca lui, si bloccano questi due, si blocca questo, 2, 3, 4, 5, e invece no, forse ce la facciamo, prendiamo due cose a caso. Pago 2. Scarto lui. Mana ne ho. Forse rimaniamo in vita un turno. Ok. Due, tre, quattro, cinque. E noi andremo a 6 col vampiro. Facendo andare lui a 2. Ah, dopo. Eh no, neanche un altro vampiro. Cioè, serve una sovrana vampira. Dobbiamo pescare una sovrana vampira dopo. Basta. Lui ha 6 carte anche. 6. Eh no, neanche con la macina. Per un pelo, per un pelo. Veramente per un pelo. Vediamo. Vediamo anche lui che cos'ha. Che metti che c'ha ancora la rabbia lì, il morso. Cosa accade? Ma vai a FK e passa il tuo. Sarebbe buffo. No. Non è FK. Eh certo. Chiaramente, blocchiamo. E questo deve andare qua. Questo deve andare qua. Questo sul 3 e questo sull'altro. E andremo a 1. Diciamo creature bloccanti. Prima del danno, questa cosa qua. Ok. Va bene, era inutile. Oh. Ah. Ven, dobbiamo vedere una vampira nelle prossime 3 carte. Che sfiga.
Che sfiga. Che grandissima sfiga. Prendiamo il zombie. Dai, 2-1. E che poi andrebbe 2-1 per lui, ma per un turno lui ha 6 carte, questo qua non riusciamo a attivarla. Che sfiga, incredibile. Che sfiga, incredibile. Vabbè, paghiamo sti 4. Giusto perché devo fare le quest, no? Tutto al pelo, concediamo. Aspetta, facciamo il vampiro. Stop! No. Niente. Concedi. Se mi millavo quando però? Non, era meglio lanciare Anticipate dal nulla. No. Ah, almeno abbiamo vinto una bustina. Che ore sono? Le 11. Che famo? Un'altra? Dai. Facciamo l'ultima. Ah, però è stata veramente una bella partita. Prima di... ma se la macinavo lì, non lo potevo sapere. Quello secondo me ha usato il codice che gli hanno dato come username. Seriamente, però c'è lui. C'è questa. Tengo. Why not? Lui lo giocherò dopo, però i colori ce li abbiamo tutti. Diapason, buonasera. Buonasera. Stiamo facendo in teoria l'ultima partita. Allora. Era stata bella quella di prima, peccato, peccato veramente averla persa. Facciamo vedere tutti i nostri colori, quando in realtà questa è l'unica cosa per cui abbiamo il rosso. Infatti abbiamo pescato tutte le fonti rosse che abbiamo, però va bene. Quel che conta è che ci sia anche il nero. Dai, Teferi. Oh, mono bianco. Oh, Dio mio. Iniziamo già male. Meno male che ho pescato l'emozione. Quello lì. Devo ucciderlo finché posso. Ma prima lui. Eccoci qua. 2 danni. Posto. Sono contento. Adesso lui farà qualcosa per guadagnare vita. Verde, bianco. No, ambulante. Compagno dei Gianni deve morire. Finché è abbastanza di. Oh! Attenzione! Ah! Questa è difficile. Uccido compagni di Ajani o gli uccido questo coso? Perché queste scelte subito? Avrà abbastanza roba per guadagnare? Secondo me no. Secondo me no. E abbiamo delle removal secche. Abbiamo anche i rimbalzini che sono molto forti contro compagni di Ajani. Attacco. No, poi sono tanti danni, però. Attacco. Non si è lasciato fregare.
Ci sta, ci sta. Danno. Ci sta e come. A questo punto ci teniamo questa per il compagno di Gianni. Ah, o facciamo due pezzi, o facciamo 4-2 minacciare, che non è male. Ci prenderemo 5. No, no, vai lui, vai di lui. Vai di lui. Vediamo, costringiamolo forse a non attaccare con tutti, perché comunque lui è minacciare. E se attaccano due abbiamo comunque il meno 3, meno 3. Potrebbe funzionare. Potrebbe. Oh, aiuto! Aiuto! 5-6. Ci prendiamo sti 7 danni. Ah, dovevo uccidere. Ci avevo fatto bene a puntare al falco prima. Peccato che. Questa mi sta più che bene. Però questo coso qua mi serve assolutamente un'emozione che abbia un senso. A questo punto io meno, lui va a 11, ci sta. Io gioco la pioniera. Così ho il bloccante per il 5-6. Ma un po'. Potrebbe valerne la pena. Ok, poi facciamo lei. Tanto se muore o comunque va al fermata, bro. Non è così male, perfetto. Perfetto. Starà indietro adesso o no? Al massimo il meno 3 meno 3 posso usare un wannabe lethal del falcone, però ma allora aiuto a travolgere, cosa faccio? 6 prendo 8 danni così in scioltezza. Dopo quanti gliene fa? Allora, se prendessi 8 danni andrei a 6. E da 4, 5, 7, 8 lui andrebbe a poco, a 3, però poi muoio. A 6. Però un draghetto dopo che ha un po' di. Ah, non lo so, non lo so. Prendo. Me ne pentirò, me ne pentirò, vero? Se attaccassi solo con loro due, per poi fare un blocco di massa con tutta questa gentaglia, potrebbe starci. 4 danni, riesco a farli, 2, 3, 4, sì che riesco a farglieli. Oh sì. E poi ho il valzer per riprendermi in mano tutto. Ah. Mi piace. Andiamo. No, sì. Non ho abbastanza mana. Non ho abbastanza mana. Ok,
Ah, avevate ragione. Non ho abbastanza mana. Comunque sono triste. Triste. Non vi avevo proprio letto, scusate. Ah, facciamo così. E poi abbiamo sempre 2-3. Che è diventato un 6-7. È diventato un 6-7. Quando potevo fare il double block. Attacco così. Attacco così. Che cacchio. Spore soffocante me lo tengo open. Termine turno. Ah, devo parare con tutto. Ciao. Vediamo cosa fa. Attacco. Tra sempre tutti e due. Facciamo così. Così. Aspetta, non sono ancora morto. Aspetta un attimo. No, tu stai qua, 4, 5, 6, 7. Così. Vediamo se fa qualcosa. Io gli do meno 3, meno 3. Non è che si pompa, vero? Ok. Meno 3 sul piccione. Per non morire male. Avevo detto che l'avrei usato così, giusto? No, no, non ci credo. Non ci credo. No. Dovevo parare. Però vincevo se non aveva quella roba lì. Perché? 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 Rank up, che bello. Almeno so di aver giocato bene. In teoria. Forse sì, devo fare il double block prima. Quindi non l'ho proprio. L'ho perso completamente. Sono molto demoralizzato tutto ciò. Facciamo la. Allora, al massimo se è l'ultima è l'ultima. Altrimenti si continua. Altrimenti si continua giovedì però, perché adesso è tardissimo. Un minuto di silenzio. Quando si crede che la minaccia sia una, in realtà la minaccia era il piccione. Ah, e chiaramente. Vabbè. Avrei. Tra l'altro, tutte le emozioni ho visto meno 3, meno 3. Quella proprio più. Scema. Teniamo. Proviamo. Vediamo un po'. Ok, non è mega aggro e già la cosa mi piace. Vampiro. È che proprio. Non è che ho sfigato, è che. Aiuto, un 4-2. Un 4-2. Si schianterà contro il nostro 2-2. Diciamo, non me la prendo neanche perché io non ho giocato male. Lui non ha. Cioè, lui ha visto le carte. Oh, ci sta. Non è che ha sculato, possiamo dire così. Anzi, per nulla. È andata così la partita. Prego, vada.
Va bene. Lo accetto. Trovato la rimozione. A questo punto gioco lui. E ci meniamo. Di 4-2 in 4-2. Un attacco, prego. Arriva comunque col mazzo che ho fatto, cavolo, non è male, se devo essere sincero. Va bene, non blocco. Aia. Questo boh, avrà altri goblin, altrimenti un 3-3 costo 4. Non so. Picchio, tengo le spore, direi di sì. Lui andrebbe a 15, sì. Tac. Ho anche il rimbalzino, no, va bene così. Danno. Ok, lui sta vedendo tante terre. E basta, cos'ha? Solo dei vanilloni incredibili. Attacchi, prego. Facciamo prima dei danni. Mi sono bloccante. Metti che. Ok. Ciao, ciao. Boom. E prendiamo 3 danni. E ci va bene così. Oh, very good. Very good. A sto punto picchio disperdo. Andiamo 11 pari. No, beh, c'è la sovrana. Questo qua l'uso per bloccare. Sì. Non lo so. No, ci sta la sovrana, posso bloccare il goblin. Va, vediamo, rischiamola. Un po'. Lui ha 2 carte. Picchio, vediamo se usa una remova. Ah, attenzione, va bene. Sai cosa? Va bene. Vabbè, tanto va a minacciare. E gli ammazzerei tutti e due. Prego, facci pure. Va bene. Prego. Va bene, 2 per 1. Va benissimo. E giochiamo lei. 2, 3, 4 e 5. Ma ottimo. Ottimo, ottimo. Sapevo io. Va bene. Va bene. Non blocco. Vabbè, ah, bruttina. Cose bruttine. Buttiamo giù questa. Anche se ora mi sa che non è il momento, farei anticipare poi. Non attacco. Termina. Meno andremo a 12 a 14. Vediamo, vediamo, vediamo. Non blocco, no problem. Prendo. Ok, facciamo prima lui. E poi facciamo un anticipate. Ah, ottimo. Prendi la rimozione. Vabbè. Non attacco. Dammi basta. Va bene.
uno tre costa lì. Cosa ho scelto? Rot. Rot è rosso in qualche lingua, giusto? In qualche lingua sconosciuta. Tipo non so che lingua è rot rosso. Che guardi. Bravo. Ah, spacca un artefatto. Ah, va bene. Anche. Ha senso rimbalzarmela, secondo me? No. Va bene. Forse tedesco, sì. Ok. Mi conviene giocarla adesso, sì. Che fastidio. 4, 5, 6, 7. Quindi farei anche. Vediamo. Vediamo. Facciamo così. Boom. Fine turno. Adesso abbiamo il blocca e speriamo che lui non veda niente, o che veda poco. Dai! Miseria. Allora, rimbalzo, so fare. Tanto questo. Almeno gli tolgo un pezzo. Cioè, gli tolgo qualcosa. Oppla. Ciao. Sì. Rot. All'altro disperder, vabbè. Passo il turno. Facciamo prima. Io no, non ci sto. Io non voglio crederci a quello che sto vedendo. Uso ancora? Lo uso ancora? Cosa devo fare? Va bene. Sono basito, sono boh. Va bene, ok. No, rifacciamo. Almeno sto giro posso fargli anche il drain. Ok. Aspetta. Ah, wow, c'è cioè in italiano. Bello. Bello. Molto bello. Psycho Jay, si chiama quello. Ah, ops, sono io sempre in controllo. Va bene. Tanto scegli Rot, vero? Bene, ottimo. Vai. Vediamo se diventa davvero un incontro. Oh! Ah! Ah, sto bene, mi sento bene. Mi sento be benissimo. Ah, sì, che bello, che bello, che bello. Una bella sensazione. Ah, sì, grazie, grazie. Fatto bene a rimbalzarglielo. Oh, che sollievo. No, ho sbagliato. Vabbè, niente, peschiamo. Oh. Qualcosa sta funzionando. Un qualche meccanismo. Vabbè. Un qualche meccanismo sta funzionando. Dio mio, che pa bravo, tu pesca le terre. Invece dei più 2 più 0.
Ho vinto. Una l'ho vinta. Situazione disperata. Rank up, yes. Piace. Oh, sono contento. Basta, è tardissimo, sono 11 e mezza. Apriamo la busta che abbiamo vinto, sperando di sbustare cose belle. You have no place in my plans. Cose belle sono state, effettivamente. Cose belle, bello, Tether mi piace. Oh, very good. Uff, bene. Allora, questo ce lo teniamo in sospeso per giovedì. Così, allora, qua ho fatto la cosa già non ho fatta. Peccato che ho vinto due partite in tutto questo, ce l'ho vinta una prima e una adesso. Speriamo che giovedì di continuare a farlo bene. Ok, torniamo al. Dove siamo qua? Oh, ok, perfetto. Che è troppo caldo per queste cuffie adesso. Ok, allora io ho sempre il glare negli occhi, però va tutto bene. Quindi vi ringrazio tanto come al solito. Adesso farò le live più regolarmente. Prima ho fatto una pausa, infatti oggi siete un po' in meno del solito, probabilmente anche per quello. La prossima facciamo giovedì, dopo lo metto anche, se vedete qua sotto c'è il coso che dice quanto manca la prossima live, aggiungo giovedì. Continuiamo il draft. E poi vediamo cosa fare adesso. Vi farò vedere se volete il mio bellissimo Turbo Fog. Non so in live, però è un mazzo almeno da vedere giocare. Secondo me insomma, c'è molto da imparare con un mazzo del genere. Anch'io avrò molto da imparare perché non lo so giocare alla perfezione, chiaramente. Però ciò non di meno, l'ho montato. Quindi vi ringrazio come al solito di essere passati, di avermi fatto il tifo, di aver visto. Vabbè, il primo draft è stato proprio disaster. Questo qua sono sempre state all'inferno Fog. No, 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 no. Mi dispiace, l'ho montato e adesso ve lo sorbite. E al massimo, come si dice? Rimedierò con qualche partita con il Cavaliere bianco-nero, quello, o anche quello, quindi un pochino più ignoranza, ci sta. Quindi, ci vediamo sulla pagina, se non avete ancora messo mi piace, mettete mi piace, sotto c'è l'iconciona con Facebook, andate a mettere mi piace, lì trovate traduzioni, chiaramente, chissà cosa troverete. Delle Magic Story che è finito l'arco, l'ultimo arco narrativo, non ne ho parlato. Quando gioco poi mi concentro un po' troppo, non riesco a parlocchiare. Trovate qualche articolo, molto di rado perché ho poco tempo, purtroppo do priorità alle storie, però questa settimana in teoria non ci saranno le storie, quindi leggilo, leggilo, bello, bello, molto bello. Anche se non va avanti nella storia, chiaramente è uno spin-off, però mi è piaciuto tradurli, ha avuto un bello stile la nuova scrittrice. E poi si vedrà con Ravnica quando partiranno le storie. In teoria faranno forse 1 o 2 settimane di pausa, poi riprenderanno. Tra l'altro ho intenzione di organizzare una live. Dove parlerò della lore, parleremo, non so se qualcun altro anche potrebbe far parte della cosa, perché ho qualche nome, o in realtà un nome, però dovrò vedere. Però volevo fare una cosa fatta bene, magari cambiare anche la location. Bravo, dille che è per. È,
dille che è per il suo bene, no, non per altro, perché è giusto così. Dopodiché, appena riuscirò, diciamo, a vedere un po' la luce da questo progetto della live sulla lore, avevo intenzione addirittura di creare l'evento per capire, cioè per trovare più che altro un giorno in cui tante persone potessero seguirla, dato che in tantissimi siete interessati alla lore, anche qualcuno che ha saltato qualche storia o qualche arco narrativo degli ultimi, puntavo più a quello, e poi eventualmente fare qualche excursus su cose più vecchie. Magari appunto col fatto che probabilmente parleremo di Dominaria, ci sono molti richiami alla storia vecchia nella storia di Dominaria. Quindi lì può essere un buono spunto. È un'idea, un progettino che potrebbe vedere la luce tra non molto, più che altro. Adesso magari anche all'inizio di Ravnica, vediamo, vediamo, non lo so, perché non mi sto dando tempistiche, quindi non le do, non le do a voi, essenzialmente. Quindi, di nuovo, grazie. Se volete supportare il canale, potete anche fare la sub qua in alto. Adesso non so dove è andata, di qua in teoria, qua sulla sì, destra, sinistra. Secondo me sì. Un'idea fare proprio l'evento, no? Tra l'altro stavo pensando quasi di farlo anche per però tutte le settimane un po' una rottura. Devo pensare a pubblicizzarle anche un po' meglio le live. Non può. Ma adesso, insomma, già il fatto che ho ripreso, spero che torniate in tanti, figlio prodigi, prodighi. Vabbè, a parte orrori sintattici, a parte. Dicevo, potete fare la sub al canale se volete supportarci ancora un po' di più, oltre al follow, chiaramente, e in più se volete, come volete, se volete, c'è il link delle donazioni con PayPal qua sotto. Lo vedete, c'è un tizio che sputa monete, proprio, infatti l'ho vista, un'arte tra l'altro di Cupidigia da Commander, molto bella. Comunque, c'è tutto sotto ai vari link. Forse, se tutto va bene, riuscirò ad avere una regolarità anche a caricare le live su YouTube, dato che è da un casino di tempo che non lo faccio perché tra una cosa e l'altra e non trovo tempo e non c'ho voglia e papà. Voglio darmi un po' di regole anche io, perché se non ci si dà delle regole, il canale non cresce, semplicemente. Quindi vedrò di dare il massimo per attirare più gente possibile di voi, oltre ai, diciamo, ai fedelissimi. Quindi grazie di nuovo, buonanotte, ormai sono 11:30, io tanto mi ho preso la bottiglietta d'acqua, ma non avendo parlato tanto non ho sentito il bisogno. Quindi buonanotte, ciao a tutti, ci vediamo sulla pagina, ci vediamo giovedì alle 9, sempre qua su Traduzione Magic the Gathering Ita. Sembra troppo lungo forse. Bene, buonanotte.